bello passeggiare alla Tuilla, cioè questa giornata è incredibile. C'è un sole stupendo, fa caldo, siamo in montagna, siamo a 1400 metri eppure fa caldo. Ecco un raggio di sole, evviva! Stefano, tu sei il presidente del Consorzio Operatori Turistici di La Tuilla, nonché insomma proprietario di una pasticceria, la pasticceria Chocolat, che tra l'altro insomma ha brevettato la tovetta, che è una delle cose da portarsi a casa dalla Tuilla, vero? Sì, un must oltre alla fontina, alla mucetta e alle tegole. La Tuilla è un luogo direi adatto un po' a tutti, perché possono venire le famiglie con i bambini, possono vedere i turisti appassionati sicuramente di natura, ed è un posto che insomma lo si vede oggi, una giornata di sole meravigliosa permette di stare appunto in montagna a contatto con la natura e di vivere anche dei momenti spensierati e che rimangono nel cuore. Sì, la Tuilla è una montagna vera dove è ancora tutto rimasto incontaminato, dove si possono vivere esperienze di vario genere, a contatto con la natura e poi soprattutto nell'enogastronomia. Com'è vivere qui? Perché è sempre bello chiederlo a chi vive sul posto. Qui è bello vivere sia in stagione che fuori stagione, quando ci sono i turisti, perché ci sono i turisti, c'è la neve, c'è il bel tempo, eccetera. Fuori stagione è comunque bello perché c'è la solitudine, la possibilità di andare a scoprire delle cose che non si possono fare durante la stagione. Poi ci sono delle piste da sci bellissime, sì, che raggiungono addirittura la Francia, quindi questo sicuramente sì, è un valore aggiunto. Oltre 160 km di piste, per tutti i gusti, dalla più difficile alla più facile, quindi proprio per tutte le possibilità. Bene, io adesso so che in pasticceria c'è tanta gente, soprattutto voglio assaggiare qualcosa di cioccolatoso. Andiamo? Bene, andiamo. Se venite alla Tuilla dovete assolutamente provare la tometta. Pensate sia ancora formaggio? No, si tratta di una torta al cioccolato brevettata dalla pasticceria Chocolat che adesso andiamo ad assaggiare. Venite con me. Eccola lì la pasticceria Chocolat. Sento già il profumo del cioccolato. Lo sapete quanto mi piace il cioccolato? Tantissimo. Questo che fanno anche una torta al sacco. Ho raggiunto i 2488 metri d'altezza e adesso ci stiamo dirigendo al piccolo San Bernardo. Mi hanno detto che da qua a parte, o comunque da qua vicino, c'è la possibilità di fare snowkite. Raccontami un po' che esperienza è, perché non l'ho mai vissuta, sì, e vorrei raccontarla. Sì, è un'esperienza bellissima, all'insegna della libertà e dello sci e della vela accomunati. Si fa qua nella stazione di La Tuilla, in collaborazione con le funivie del piccolo San Bernardo, che ci appoggiano e ci sostengono. E si svolge al colle del piccolo San Bernardo. E come avviene? Quindi praticamente si vola con gli sci, diciamo? Proprio volare, non tutti, però, esatto. Quelli più bravi. Comunque, niente, lì al piccolo c'è un bellissimo pianoro battuto appunto dalle funivie, dai loro pisteur. E in questo pianoro noi promuoviamo lo snowkite, che è uno sport un po' nuovo, non tutti lo conoscono. Chi lo può fare? Lo possono fare tutti, dai bene. Bambini agli, diciamo, anziani o meglio i meno giovani, perché si svolge in tutta sicurezza, prima di tutto. È importante. E in questo pianoro appunto lo snowkite La Tuilla promuove questo sport con degli istruttori. Questi istruttori prendono in carica la persona che sta iniziando, sì, che sta iniziando, mi insegnano prima a muovere un po' la vela, che è il motore, diciamo, certo, di questo sport. Una volta che si prende un po' confidenza con le vele,
partendo dalle più piccole ovviamente, quindi in tutta sicurezza, e si mettono o gli sci o la tavola e l'istruttore ti insegna a fare i primi bordi, quindi sul pianoro. Quando si avanza poi si possono salire e scendere le montagne in tutta libertà. Quindi diciamo è un modo per essere ancora più a contatto con la natura, sì, e per essere liberi, sì, in questo paradiso. Sì, certo, certo, non ci sono, non c'è bisogno di impianti, in questo caso si sale e si scende. E si scende in tutta libertà. Grazie. Prego. Tanto anche fare meno fatica non è male, perché appunto ci sta trainando. Il Re delle Alpi è una struttura che offre 26 camere, da suite, junior suite, superior, triple, quadruple, family room, insomma diverse varietà. Abbiamo una spa da più di 500 metri quadri, una zona relax e anche delle zone massaggi e trattamenti. Abbiamo un living room dove i nostri clienti dopo la cena possono insomma scambiarsi, ecco, anche dei momenti culturali, conoscersi. Abbiamo più di 100 posti a sedere come ristorante. Tra l'altro adesso abbiamo costruito una nuova veranda proprio con tutte le vetrate, quindi si mangia immersi nelle montagne, inverno nella neve ed estate nella natura. Il Re delle Alpi è una struttura diversa dalle altre, non è la tipica struttura che si può trovare in paese, sia per questioni proprio di luogo in cui si trova, perché è immersa la natura, e sia anche comunque perché dare dei servizi a 2000 metri di quota con questo tipo di qualità, insomma, non è così facile trovarli, ecco. Ora vi porto a vedere una camera di questo meraviglioso hotel. Siamo praticamente in mezzo alle montagne e alla neve. Mi mancava vivere una spa a 2000 metri di altezza, quindi andiamo a vedere quest'altro paradiso, venite con me. Un altro bellissimo viaggio, questa volta vi ho portato in Valle d'Aosta e ho visitato la Tuilla. Voi iscrivetevi al canale di Si Parte con Erika e seguitemi sui social. Alla prossima! Allora rifaccio, che insomma siamo stati alla Tuilla di visitare, voi rimanete lì, il consorzio degli operatori turistici di promozione turistica. Aspetta. Quindi questa volta faremo una cosa, vi farò vedere, però non tutto, anzi proprio tutto l'hotel.